La nuova Audi A6 cambia tutto, dalla piattaforma ai motori, dalle tecnologie di assistenza alla guida fino al design degli interni. Oggi siamo giunti alla quinta generazione di A6, spudoratamente quanto giustamente ispirata alla cugina maggiore A8. Qui c'è però un'area più compatta, come ovvio che sia, con gli stilisti della casa dei quattro anelli a concepire un'auto dalle proporzioni equilibrate, colma di superfici levigate interrotte da qualche nervatura. Dentro il look degli interni è uguale ad A7 e A8, con il caratteristico mobiletto centrale con due schermi touch, ognuno dei quali è competente per diverse funzioni, quello da 12 pollici e 3 che mostra le informazioni più salienti sul funzionamento della vettura e il più piccolo da 8 e 6 dal quale si gestiscono funzionalità minori. L'obiettivo dei tecnici di Ingolstadt resta quindi chiaro: limitare il più possibile la presenza di tasti fisici. Per quel che concerne la gamma delle motorizzazioni, abbiamo il benzina V6 da 340 cavalli e i diesel da 204 a 286 cavalli, mentre il cambio automatico ad 8 marce Tiptronic è previsto solo sui V6 diesel, con tutti gli altri che dovranno accontentarsi, si fa per dire, del cambio doppia frizione S-Tronic a 7 marce.